Ciao, io sono Simone Ficicchia, ho 21 anni, sono della provincia di Pavia. Ero uno studente di storia e di sassofono jazz, ma ho lasciato l'università e il conservatorio per dedicarmi nell'ultimo anno a tempo pieno alla disobbedienza civile non violenta con l'ultima generazione. Simone, allora, qui intanto raccontaci dove siamo in questo bellissimo murales che riporta le belle ciao che stiamo filmando. Siamo alla Camera del Non Lavoro, in Via Volta, è un posto occupato nel casello, nel vecchio casello di Porta Volta, qui a Milano, da un'organizzazione sindacale che sono i COBAS, che ospitano, anche altri movimenti, fra cui prima Extinction Rebellion e poi anche Ultima Generazione, quindi anche questi movimenti di disobbedienza civile, non violenta per la crisi climatica che stanno portando avanti le lotte sia a livello nazionale sia poi anche sulla città, e quindi supportiamo questo spazio anche sia con la nostra presenza che con le nostre lotte territoriali, ecco. Ultima generazione, se ne parla molto, ovviamente i giornali si sono subito fiondati sulle vostre azioni e quello ovviamente era anche il vostro desiderio, ma raccontacela per chi non la conoscesse davvero. Cos'è Ultima Generazione? È una campagna di disobbedienza civile che nasce più o meno un anno fa. Le prime azioni sono state nel dicembre 2021, però la costituzione della campagna così com'è nasce nell'aprile 2022 con l'adesione a una rete internazionale che si chiama proprio A22, perché è nata nell'aprile del 2022. È una campagna che ha una richiesta molto semplice, quella di smettere con i sussidi pubblici all'industria del fossile, quindi togliere quei miliardi delle tasse dei cittadini che vengono ogni anno investiti in qualcosa che l'Agenzia Internazionale dell'Energia ci dice già dal 2021 che è qualcosa di criminale, perché investire in gas, petrolio, carbone è fuori tempo e assolutamente dannoso, come sappiamo. Anche in maniera molto diretta per l'agricoltura italiana, per il nostro rischio idrogeologico, quindi per una serie di cose concrete che vanno al di là della nozione che possiamo avere, della crisi climatica, come i ghiacciai che si sciolgono, gli orsi polari che muoiono. Quindi qualcosa che ci tocca tramite la siccità, tramite le ondate di calore. Sono stati 20.000 i morti per caldo nell'Europa della scorsa estate, dell'estate 2022. E quindi da questo nasce l'esigenza di cambiare i metodi o portarne quantomeno degli altri rispetto a quella che era stata finora la battaglia, diciamo, ambientalista come si era vista in Italia. Quindi la necessità di prendersi magari dei rischi maggiori a livello legale, a livello sociale, ma portare un'incisività molto maggiore sui media e sulla politica. Quindi portare delle azioni controverse, dei metodi che fanno sicuramente discutere, ma che attraverso questo loro far discutere hanno cambiato nell'ultimo anno la conversazione pubblica sulla crisi climatica, sia attraverso i blocchi stradali ripetuti sul grande raccordo anulare, sulle tangenziali di altre città, sia attraverso quello che poi è stato un filone di azioni molto seguito, che è stato quello nei musei o comunque in generale su monumenti e opere d'arte, azioni che non hanno mai portato danneggiamenti alle opere che andavano a interessare. Ma che hanno portato molto alta l'attenzione su determinati E temi. ci siete riusciti, direi, no? Anche perché toccare l'auto, non solo agli italiani, ma in generale, e invece toccare la L'arte, sensibilità sì. verso l'opera artistica, sicuramente è un qualche cosa che disvela anche come riusciamo a reagire, di fronte a queste cose. Lasciamo perdere un attimo l'auto, ma per esempio sull'arte, se siete stati accusati ovviamente delle peggio cose. Come ultima generazione, però, avete un'attenzione ovviamente anche nelle vostre azioni di non violenza al fatto che non siano cose da deturpare. Esattamente, tutti i quadri che sono stati oggetto delle nostre azioni avevano delle teche davanti e ci eravamo assicurati e assicurate che il liquido gettato o la colla con cui siamo incollati sopra non potessero danneggiare in alcun modo l'opera in sé,
e anche per gli imbrattamenti più diretti sui monumenti, abbiamo visto come in pochissimo tempo la vernice poi sia stata rimossa sia da Palazzo Vecchio che dalla Scala qui a Milano, che la farina quando è stata gettata sulla macchina di Andy Warhol, la fabbrica del vapore a novembre. Abbiamo visto però un sindaco placcare un esponente in maniera piuttosto, insomma, diciamo, decisa. Sì, Nardella ha avuto il suo momento di gloria e lo ringraziamo anche per tutti i video divertenti che ha fornito alla popolazione italiana attraverso questo. Sicuramente diciamo, è bello vedere che ci sia una preoccupazione del genere da parte di chi rappresenta le istituzioni per la salvaguardia del patrimonio artistico. A me è anche piaciuta questa sua reazione, questa sua paura di vederlo rovinato. Allo stesso tempo, però, vorrei vedere la stessa preoccupazione, la stessa solerzia, di intervenire su questioni ben più gravi, questioni che danneggiano ben più da vicino cittadini e cittadine italiane, come la crisi climatica e appunto questi investimenti che noi continuiamo a fare in ciò che ci sta uccidendo fondamentalmente. Adesso vediamo le tue vicende, anche se io ci tenevo a dire prima di arrivarci che i vostri gesti sono gesti personali, quindi con una responsabilità che vi prendete, questo l'avete sempre detto nelle vostre interviste, ma sono parte di un'azione collettiva. Questo ricordiamolo proprio perché siete quanto di meno, diciamo così, supponente si possa vedere in giro rispetto a quella che è l'esposizione di un problema e anche rivendicare la leadership nella contestazione. Allora, io vorrei partire da una cosa prima dei tuoi fatti, e cioè che ho visto un post oggi su Instagram dove spiegate che sì, c'è chi fa le azioni dirette e c'è però un grande lavoro che fa anche Ultima Generazione, cioè anche non passare soltanto per quelli che vanno a fare i gesti eclatanti. Assolutamente, c'è un'organizzazione dietro e questa è un'altra cosa fondamentale che ci siamo sentiti di dover portare in un panorama italiano dove da una parte l'illusione dell'orizzontalità per i movimenti teneva le cose molto ferme in eterne discussioni che non andavano a risolversi e dall'altra i movimenti più longevi cominciavano invece ad avere una struttura fin troppo gerarchica, fin troppo aziendalizzata. Abbiamo visto come Greenpeace, come il WWF si siano completamente persi nella loro, della loro iniziale carica, diciamo, in qualche modo rivoluzionaria o comunque che potesse davvero cambiare le cose e si siano un po' inserite anche in un sistema. E quindi questa attenzione ad avere una gerarchia, un'organizzazione molto precise e molto calcolate, ma allo stesso tempo a mettere davanti a tutto in primo piano la necessità di agire con urgenza, di portare più persone possibili in strada, quindi tutto il lavoro che c'è dietro di gestione dei social, del sito, delle nostre grafiche, la formazione dei portavoce che vanno a parlare in televisione e tutte queste cose che effettivamente ci sono volte ad aumentare la gente che poi viene a fare le azioni. Direi Azione più famosa che hai fatto? l'imbrattamento della Scala qui a Milano, 7 dicembre 2022, la prima della Scala. Invece delle uova abbiamo deciso di usare qualche secchio di vernice lavabile colorata. Adrenalina? Molta, anche perché era un'azione un po' annunciata, eravamo attenzionati già da una settimana prima di quel giorno, perché la Digos aveva immaginato che potessimo utilizzare questa occasione mediatica, quindi io in prima persona ho avuto degli agenti sotto casa per tutta la settimana precedente all'azione. Il giorno prima, il 6 dicembre, sono stato fermato insieme a un'altra ragazza qui a Milano mentre trasportavamo dei materiali che poi appunto la polizia ha pensato che potessero servire per l'azione del giorno dopo e che ha sequestrato. Ho passato 6 ore in cella in questura.
fino alla sera e la mattina dopo alle 6 ci siamo svegliati e abbiamo detto la facciamo lo stesso, no, nonostante questo clima ci proviamo e siamo riusciti a raggiungere la scala no, nonostante una serie di misure di sicurezza in maniera abbastanza tranquilla e poi il momento dell'azione sì, è stato molto forte, a maggior ragione pensando a tutto quello che era successo nei giorni prima, pedinamenti, appostamenti. Senti, com'è il rapporto con le forze di polizia? Parlano un po' anche di questi temi mentre siete reclusi temporaneamente, oppure non c'è proprio dialogo? Sì, per me questo è un elemento molto importante anche rispetto a altre realtà politiche che mi è capitato di vedere da fuori o di frequentare negli scorsi anni. L'attitudine della non violenza è sempre quella del dialogo e se vogliamo del perdono rispetto a quelli che ovviamente consideri in prima battuta dall'altra parte della barricata, però allo stesso tempo devi renderti conto che sono delle persone come te e che sono persone che vivranno in prima persona esattamente come te gli effetti della crisi climatica, se non di più. Noi spesso ci troviamo appunto durante i fermi a parlare delle ore con gli agenti che rimangono lì. Sono spesso persone più o meno della nostra età che sono preoccupate quanto noi per quello per cui stiamo lottando, e che saranno i primi a dover affrontare l'aumento di violenza, di aggressività, che vedremo con l'aumento dei prezzi, la difficoltà a reperire cibo, e quindi si riesce a farli ragionare sull'assurdità che stiamo vivendo. Poi è chiaro che per questioni di ruolo non possono dire di essere d'accordo con i metodi, però ci sono tanti dialoghi veramente emozionanti e spontanei che vengono fuori. E poi c'è il rapporto invece più burocratico, una serie di abusi di potere, come appunto questi fermi identificativi che vanno a durare delle ore, una serie di sequestri assolutamente arbitrari, di fogli di via arbitrari e quindi anche c'è una repressione che non è che non c'è, però si cerca di trovare il lato umano almeno nelle persone con cui si parla direttamente. Simone, quanti anni hai? 21, 21, da quante poco. denunce Più di 30 hai? E come te la nell'ultimo vivi? anno. Ma sono qui, posso parlare e posso continuare a fare quello che sento giusto fare, quindi finché non mi fermeranno fisicamente, io sento di potermela vivere bene e anche nel momento in cui le conseguenze dovessero essere forti, quindi limitazioni della libertà personale o la reclusione, per me questa rimane una cosa giusta e necessaria e quindi accetterò queste conseguenze con serenità, ecco. A casa cosa dicono? Ecco, il rapporto con gli affetti stretti è sicuramente quello più difficile, sia con gli amici che poi soprattutto con i genitori, perché giustamente io ho fatto una scelta in questo momento di cui sono consapevole, per la quale mi sono organizzato, però questa scelta per alcuni aspetti della repressione va poi a colpire indirettamente le persone che magari vivono con me, come appunto i miei genitori, perché vivo ancora a casa con loro, che non hanno minimamente scelto questa cosa e per quanto possano essere in realtà molto d'accordo sulla causa e sostengano in qualche modo quella che è stata la mia decisione, nonostante siano avvezzi ad altri metodi di lotta, perché hanno vissuto in periodi diversi e hanno fatto le loro cose negli anni 80. E adesso fanno fatica a comprendere quello che stiamo facendo noi, però sì, diciamo che il rapporto ha avuto diverse incrinature nell'ultimo anno, però ci si sostiene a vicenda, si cerca di dialogare, di capirsi, di trovare ognuno le motivazioni dell'altro e alla fine si giunge a un equilibrio. Senti, un'ultima domanda, è un po' una domanda difficile, perché è un po' spinosa, però
E dico, dal mio punto di vista, quindi mi prendo io la responsabilità in questo caso, le vostre azioni che sono di non violenza, lo ricordiamo, nel tempo, se non avranno effetto, potrebbero aprire non da parte vostra, ma da parte anche di altri soggetti, come ricordavi, cioè anche dalla parte semplicemente di chi sta peggio nella scala sociale e vedrà come le cose dovranno cambiare, a un qualche cosa di più forte, ovviamente. Abbiamo già visto come vari giornalisti ci tengono a ricordare i tempi bui della nostra democrazia, che non hanno niente a che vedere con le vostre azioni, ma in realtà un rischio però di escalation della protesta e anche di metodi forse c'è o non c'è secondo te? Secondo me c'è ed è proprio questa una delle motivazioni più forti che mi spinge a cercare di fare il più possibile, proprio perché le nostre azioni sono volte a ottenere dei risultati prima che ci sia un'escalation di violenza, perché la vediamo arrivare, sentiamo che le persone stanno sempre peggio e che a un certo punto, cioè, appunto, non sta a noi giudicare poi la legittimità delle proteste. Quello che stiamo vedendo, per esempio, in Francia in questi giorni è emblematico. Stanno succedendo delle cose molto importanti a livello sociale e politico. Vediamo un'opposizione, appunto, importante, una serie di misure che vanno contro la popolazione. E vediamo che però le persone rispondono in maniera anche molto violenta verso le forze dell'ordine, cosa che noi personalmente non faremmo, ma che ovviamente è da mettere in conto in una situazione sociale disperata. Io vedo per esempio quello che, appunto, rispetto alla Francia, noi abbiamo questa nostra campagna gemella che si chiama Dernière Rénovation, che fa parte della rete A22 con noi e agisce in Francia con gli stessi nostri metodi, e ha trovato il modo di inserirsi in maniera non violenta all'interno di questo tipo di proteste. Quindi loro stanno andando davanti alle prefetture, per esempio, a imbrattarle in diverse città per protestare contro la violenza della polizia sui manifestanti. Quindi magari non prendono parte direttamente a questo tipo di manifestazioni in cui ci sono degli episodi di violenza da parte della popolazione, ma riescono comunque a mantenere i loro metodi di protesta pur supportando quello che sta succedendo. Grazie Simone, un'ultimissima davvero, ma questi decisori politici alla fine perché non decidono? Questa è una grande domanda. Credo che ovviamente in questo momento storico, sociale, il potere non sia neanche tutto in mano a loro, perché abbiamo un'elite economica che comunque ha una grossa influenza sulla politica e che quindi sia una grande responsabilità della politica riprendersi questo suo spazio decisionale, questa sua capacità di rappresentare il popolo anche sopra a quelli che sono gli interessi delle multinazionali, perché non possiamo vedere extra profitti di miliardi di euro nel momento in cui ci sono le persone che muoiono di fame. E quindi sì, cioè, vorrei lasciare sempre aperta una speranza rispetto alla possibilità che tramite l'azione dei cittadini la politica si riprenda questo suo ruolo di primo piano sulle elite economiche.